Ciao a tutti, io sono un'artigiana di Sant'Anarese, mi chiamo Ruorsola, la mia passione per queste cose è la manualità. Io infatti lavoro in questo campo ormai già 40 anni. Ho cominciato con questo lavoro imparando in un laboratorio tessile dal 78, da lì non ho mai smesso. Ora vi porto a vedere un po' delle mie creazioni. Questo è un tappeto da terra, un scendiletto con dei rosoni e il punto è un semipieno realizzato in ordito di cotone, trama di cotone e il disegno e la lavorazione in lana. Questo è un disegno antico ripreso da una bisaccia che sarebbero come delle stelle, qualche esagono, non saprei definirlo, però so che è antichissimo. Sempre realizzato in due colori, con un giallo ocra e un bianco crema. Questo è un asciugamano in lino greggio e cremato. Allora, l'ordito è fatto in cotone, e poi la lavorazione è fatta con lino greggio. Questo è un copricassa, anche un centro tavola, come uno desidera esporlo, diciamo, si può anche appendere al muro. È fatto completamente in cotone ignifugo, sia l'ordito che tutto quanto l'altro. Questi sono dei copricuscino e tutti realizzati anche questi in cotone ignifugo, completamente. Sia ordito che trama e cose cotone. Il telaio si realizza così, è composto da un ordito. Ora li compro già pronti, ma prima lo realizzavo io. Si aveva l'orditorio, si preparavano prima i fili, che adesso qui ci sono 1500 fili. E quindi si doveva fare tutto un giro, questo orditorio fatto di tante livellature, 30 metri di filo più o meno veniva. E si preparava così. Ora lo prendo pronto e quindi le faccio dall'orditorio, passo alle lice. Che le lice sono distribuite, se sono 1500 fili, sono distribuite in 4 lice, che sono queste. E ogni filino di questi deve infilarci un filo. Dopodiché, una volta che abbiamo infilato tutti i fili nelle lice, passiamo al pettine. Il pettine è questo che abbiamo qua sotto. Nel pettine vanno infilati due fili, due dalle lice di fuori e due dalle lice di dentro. Completato questo, si annodano al subbio e poi dopodiché, una volta se è stato fatto tutto bene come si deve, si può cominciare il lavoro. Vogliamo fare sul riciclo e si procurano, ti danno dei prodotti che sono lanette, cottoni, tutti che non si utilizzano, che e si realizzano tanti cuscini, copricuscini, i tappetini da terra, la maggiore, tantissimi. E niente, si realizzano e non si butta via niente. Allora, io adesso vi saluto. Se siete mi auguro che serva anche ai giovani che siano interessati a voler vedere e conoscere questa attività. Io sono qua, se avete bisogno ci sono. Ciao!